mi servirò passare avanti. C'era figliola di spanditi sono, ogni cammino porta nudi avanti. E mulinarella mia, mulinarella mia, quanto sei bella. E mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto sei bella. Giovani picchia muri d'arranti, arredagli le morti non veniti, da non su donna simile costanti, per consentire di vostri partiti. E mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto si bella. E mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto si bella. Si giovani meo e trasi radenti, non mi si visto dire i miei vicini, e hanno la lingua come i serpenti, cagliano con lo spazio di meschino. E mulinarella mia, mulinarella, mulinarella mia, quanto si bella. Per il proprio paese, questa è la cosa principale. E,
acquisti è difficile parlare perché è un po' complicato la situazione, comunque noi cercheremo di fare una squadra competente. L'allenatore che vince non si cambia, sicuramente da parte nostra conferma, perché è importante quello. L'allenatore è stato colonna importante per noi, ha saputo mantenere un gruppo di ragazzi che hanno fatto anche il massimo di quello che poteva tirare a loro. Ringraziamo il presidente con un sindaco così, con un avvocato di che secondo si può andare molto lontano. Insomma, grazie per le belle parole, una bella serata, una serata diversa, una serata che mancava a Marina 2 anni fa, la rinascita della sportiva Pavese, coincide con l'inizio del nostro mandato elettorale e tra le prime cose che abbiamo fatto, in particolare la comunicazione del consigliere Pompino Dalla Mara, a cui l'amministrazione aveva dato il compito, visto che lui aveva una tradizione anche come calciatore da Pavese, di impegnarsi, contattare le persone, tra virgolette giusto, in senso le persone che si volevano impegnare per ricostituire la società. Quindi questo merito, è un piccolo merito, ce lo prendiamo con la Pavese, ha camminato con le proprie gambe in 2 anni nella terza categoria e è salito in prima categoria nel campionato, diciamo, del medico sindacale, diciamo, per la Pavese, quello di appunto giocare in prima categoria. E devo ringraziare il presidente, quello che a me e tutti i dirigenti, i giocatori, il ministro, che veramente è stata una bella impresa, la cosa più bella che c'è stato un coinvolgimento di tantissimi sportivi, di tantissimi cittadini, perché ogni domenica allo stadio veterani dello sport c'erano 200-300 persone, anche quando la Provenza giocava in terza categoria, questa è la cosa più bella, l'amore della città verso la nostra squadra. Si può arrivare anche in quello giorno della Provenza a già militato qualche stagione. Allora diciamo che molto alla soddisfazione, quindi alla gioia, è chiaro che come non così va, però metto anche le responsabilità, è chiaro che bisogna fare il passo in base alla gamba, come si suol dire, questo poi penso che già i dirigenti stanno ragionando su come affrontare la prossima stagione. È importante fare un buon campionato in prima categoria e poi eventualmente pensare da qualche anno di puntare sicuramente alla promozione, per quanto riguarda il comune, quelle tante le primatore cercheremo di supportare ancora di più la squadra. Con un comune così, con uno stadio così, con una tifoseria così, con una squadra così, con un allenatore così, potrei continuare dove si può arrivare. È chiaro che il prossimo obiettivo è il campionato, diciamo, di promozione, però bisogna stare anche con i piedi, perché non è l'ora, vediamoci questo momento. Norberto Petronio, il goleador, il bomber, che ha vinto anche la consegna della Maria di quest'anno, è vero? Sì, è stato un campionato vincente, anche la lotta per il rigore capocannoniere, è stata una lotta vincente, alla fine l'ho spuntata, soprattutto grazie a lei e ai miei compagni. E quale puntiamo alla promozione o ci prendiamo alla prima categoria? No, assolutamente no, puntiamo all'ennesimo salto della categoria, adesso andiamo a festeggiare, però poi adesso penseremo a rinforzare la squadra, eccetera, di fare questo campionato. Con 32 reti segnate l'anno scorso, ci può arrivare proprio un caso. Sì, infatti non sarà così facile, però cercherò comunque di arrivare ad obbedirlo. Devo partecipare in particolare a voi che conosciuto, forse nessuno, Alberto, che è stato un mio allievo alla scuola media. Presumibilmente un bomber ha preso il contromerito che non era a me. Volevo dire questo, che un piccolo merito forse ce l'ho anche io, perché non essendo riuscito a insegnargli un po' di matematica, lo spostate, c'è interesse sul
questa stanza. Cioè, prima della fine il lavoro che ho fatto, che merita effettivamente questa squadra, questa società e questo paese, che sotto di vedere. Avete fatto la posizione di quella grossa straordinaria, meravigliosa vittoria in qualche città. Sì, noi abbiamo lavorato bene con la partita, conosciamo il potenziale della scelta, anche perché ci hanno vinto il campionato due volte, ma noi siamo stati bravi nel preparare questa partita, per sapere le nostre forze, non andare in scena e giocarci la chiesa aperta, e così è stato, merito ai ragazzi, perché l'hanno interpretato bene, e la vittoria è stata meritata. I campioni di Diego Sinaldi al micro, Giovanni Marino, Giuseppe Cupola. Capitano, allora, il capitano cosa si prevede per mantenere? Speriamo di allestire una squadra forte, confermando il gruppo di quest'anno, aggiungendo gli elementi validi che ci sono ancora. Speriamo non ci raggiungano e speriamo di continuare con la tradizione di questi ultimi due anni e raggiungere presto un'altra promozione. Sì, io un messaggio che è più rivolto ai giovani del nostro paese che giocano fuori, anche in altre squadre. Ecco, io li vorrei invitare a entrare a far parte di questa grande famiglia, dove io presento tanti altri con me. Abbiamo continuato a dare a tutti a questa storia e invitiamo a Udirci a Maga, che è un grande spettacolo che non finisce qui. E qui è decine beate, è grave giocatore, tante brave, e quindi a voi tutti presenti sentiamo la parola anche di Nino, popolarissimo. Sono felicissimo perché sono stato anche un ex calciatore amatoriale, quindi sono soddisfattissimo del ritorno della professione in prima categoria, e ho sentito lo spareggio con Magni e ritengo che sia meritatissimo. Professor Violi, penso che questo risultato è importante perché ancora ha avuto sempre la calcata calcistica negli anni 50, abbiamo avuto grandi calciatori, quindi era un peccato che ci fosse una squadra in prima categoria. Siamo fieri, sono i nostri ragazzi, siamo molto felici, un traguardo che era giusto che raggiungesse, perché i nostri ragazzi hanno utilizzato a tante ore di squadra, di divertimento, per dare la vittoria per questo bellissimo soddisfazione delle cose, questa settimana è grande, questa settimana è passata, quindi per la prossima, perché la prima vittoria è già di qualità, anche a femminile, sicuramente, anche a femminile, siamo contenti di vedere la voce lei di voce, brava, brava, mamma Marina, siamo a un po' di incognito, non mi sa che non c'è nessuno, non
E darsi da fare, contattare tante persone per vedere se c'erano le condizioni per far tornare il calcio a Bova Marina. Ovviamente il compito l'ha fatto nel migliore dei modi, in due anni, due promozioni, la Bovese torna a militare nel campionato che gli tocca. Io oserei dire il minimo sindacale che la Bovese calchi i campi di prima categoria. Ma tornando al flash, a quello che stavo per dire, è che in quel periodo qualcuno, insomma più di qualcuno devo dire, si è avvicinato a me dicendo: ma cosa state facendo? Ma che fa Palmiro? Vogliono fare il presidente? C'è un motivo perché dico questo, ad Andrea Cuppari. E dico: vabbè, perché non lo può fare, anzi già l'ha fatto. Dice: no, ma il cognato era candidato con l'altra lista. Allora io a questi amici gli ho detto: guardate che la campagna elettorale è finita, perché la Bovese non è di Vincenzo Grupi, non è del sindaco, non è dell'amministrazione. La polisportiva Bovese è della città di Bova Marina e di noi tutti. Perché dico questo? Perché noi, la Bovese, oltre al risultato agonistico, è un esempio oggi per Bova Marina, perché noi dobbiamo, su alcune cose è giusto anche pensarle in modo diverso, dividerci, confrontarci, discutere anche animatamente, però sulle cose importanti noi non ci possiamo dividere. L'obiettivo deve essere comune, che è quello del riscatto, perché noi negli anni abbiamo subito onte che Bova Marina e Bovesi non meritavano. Il riscatto è la crescita, ed è questa la cosa di cui io, che meritatamente rappresento tutti voi, vado più fiero, ed è di questo che stasera voglio soprattutto dire grazie al presidente, ai dirigenti, a Palmiro Palamara, al mister e a tutti i giocatori, che voi qui stasera siete un esempio per il riscatto e lo sviluppo di Bova Marina. C'è anche un'immagine plastica, perché io ho voluto che qui sul palco non ci fosse solo il sindaco, l'amministrazione comunale,
ma tutto il consiglio comunale, perché concludo, la polisportiva bovese e della città di Bova Marina e di tutti, è patrimonio di tutti i bovesi. Grazie ancora a tutti. So che da parte dell'amministrazione c'è... Sì, adesso faremo un premio e anche vorrei che venisse ricordato, perché stasera è un momento di festa, ma qualche giorno fa ci ha lasciato un nostro concittadino che ha dato lustro alla nostra terra ed è stato anche un grande sportivo, che è Tonio Licordati. Vorrei che lo ricordassimo con un applauso. E adesso, sì, non so se sia il presidente o il consigliere, volete fare un saluto al presidente? Mi dicono anche il consigliere Zavettieri se si vuole avvicinare al palco per un saluto. Presidente, due parole e consegniamo questo riconoscimento da parte della città di Bova Marina. Lei il microfono. Buonasera, io solo due parole. Vorrei dare gli auguri ai giovani che sono quasi tutti di Bova Marina, e non solo a loro, ma anche alle loro mamme, che oggi è la festa della mamma, e a tutte le mamme presenti. Grazie. È partito anche il fumo, ok. No. Grazie, mi sentivo rappresentato pienamente da Silvio, dalla Bovese, da Palmiro Palamara, da Piero, dal presidente, dall'altro presidente del consiglio e da tutti voi, compreso e anzi per primo Costa, che ha, voglio elogiare pure io, ha recuperato il campo a Bova Marina. Peppe Neri e Davide fanno il loro lavoro come tutti gli altri, ma lo sport di Bova Marina è stato sempre un'eccellenza rispetto al territorio che viviamo dell'area grecanica, e la Bovese finalmente dopo tanti anni è ritornata a portarlo in prima linea. Volevo dare la mia disponibilità per la prossima stagione, anche se dovessi essere semplice cittadino, a contribuire nel modo che posso, e quindi nella raccolta fondi diciamo tenetemi in considerazione, perché va premiato lo sforzo e vanno premiati i risultati. Quindi vi faccio solo un grandissimo in bocca al lupo per il vostro futuro e la disponibilità. E sono stato avvisato in tempo utile per questa serata, ma purtroppo per le scadenze che ci sono state nei giorni scorsi che mi hanno riguardato non ho fatto in tempo a ordinare una targa, perché la provincia, rispetto alle associazioni sportive e anche alle squadre che raggiungono nelle varie discipline i risultati, le squadre che sono iscritte all'albo provinciale, prevede anche dei momenti di ricordo, per cui anche noi abbiamo ordinato una targa per la Bovese, che assumerà un valore anche storico, nel senso che tra due mesi, tre mesi la provincia non esisterà più, quindi potrà essere tenuta nella bacheca della Bovese come un cimelio, come un ricordo storico, speriamo non preistorico, diciamo, perché vuol dire che è ancora nella memoria di tutti noi. Quindi questo arriverà nei prossimi giorni, al di là della consegna ufficiale, poi la daremo al presidente, insomma all'amministrazione comunale per la consegna. Grazie e buona continuazione. Grazie per tutto. Allora, sì, procediamo, se volete tenere il microfono voi. L'amministrazione comunale di Bova Marina vuole consegnare, come vedete, questa targa alla polisportiva bovese. Vi leggo cosa c'è scritto: annata irripetibile scritta una pagina importante del calcio bovese. Bova Marina, 8 maggio 2016, l'amministrazione comunale. E qui è giusto fare l'applauso a tutti questi ragazzi. Consegniamo anche le medaglie, li chiamiamo qui a uno, lei vada con l'elenco anche lei, signorina Branca. Cominciamo con i portieri, con Giuseppe Malara. O le diamo in ordine sparso, arrivano qui, vieni Giuseppe, vieni, eccolo qui. Facciamo un applauso a tutti quando vengono premiati. Andy Molla.
Daniele Acquaviva. E rivolgetevi verso il pubblico così vi fanno anche le fotografie e poi vi rivedete in giro. Dicevamo, dimensioni Daniele Acquaviva, vai Ale. Leo Cuppari. Vincenzo Ligato. Un altro applauso. Giovanni Marino. Pascal Palamara. Dario Toscano. Palmira, non ti emozionare, mi raccomando. No, no. Ah, buono, ok. Dario Toscano. Pasquale Toscano. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti. Sergio Zavettieri. Giuseppe Aronne. Dov'è Pepe? Il capitano Giuseppe Cuppari. Antonio Guglielmini. Cristian Iriti. Riccardo Neri. Agostino Patea. Carmelo Scordo. Nicola Stelitano. Gianandrea Criseo. Pasquino Criseo. Un applauso comunque. E poi Bruno Guglielmini. Salvatore Modafferi. Emanuele Orlando. Norberto Petronio. E poi Salvatore Vadalà. Non c'è. Va bene. Abbiamo concluso. E direi di fare un altro applauso mentre scendono dal palco alla Polisportiva Bovese, ai giocatori, al quadro dirigente. Grazie. Brava Alessandra, più che altro. Io un saluto ovviamente al mister e un altro applauso.